rendo conto che è comunque opportuno essere presente a tutte le udienze, perché come è ovvio che sia, dettagli particolari che riguardano sia l'esperienza politica che quella mia personale non possono che essere conosciuti in maniera approfondita solo dall'interessato, in questo caso solo da me. Beh, le contraddizioni che emergono nel corso di questo interrogatorio sono notevolissime, poi bisognerà vedere obiettivamente per chi avrebbe votato lui o i suoi amici. Certo, pare che non ha votato assolutamente per nessun lombardo, né nel 2006 né nel 2008, avrà votato per altri, anzi ha anche dichiarato che ha votato per altri, ma questo credo che poi sarà la conclusione di questo interrogatorio, che dovrà ancora continuare e dovrà vedere poi nell'ultima parte il professore Ziccone e l'avvocato Granata fare le loro domande. Questo SMS di cui parla questo Beh, partito? Questa è una cosa semplicemente assurda, cioè a un elettore verrebbe richiesto l'appoggio elettorale per SMS. È risaputo che io inoltre inviti a seguire trasmissioni o a partecipare a comizi con SMS, talvolta, come ho avuto modo di dire, dividendoli per nome di battesimo, poi faccio anche gli auguri il giorno di San Giuseppe ai Giuseppe o Francesco, o il giorno di San Francesco ai Francesco, eccetera. Certo, non mi metto a chiedere voti ad elettori più o meno grandi con l'SMS. Questi signori, se così è, perché è da appurare se è vero, avranno ricevuto un messaggio della serie vota MPA, preferisce questo, questo e quest'altro, che io poi comunque sono solito indirizzare gli ultimi 3 giorni, gli ultimi 5 giorni, prima del voto, a migliaia e migliaia, forse 20.000 persone. Credo di avere uno schedario con 20.000 numeri di cellulari, probabilmente qualcuno di voi che è passato dalle mie parti e che ha compilato una scheda di presenza riceverà il mio messaggino e poi chiaramente vota per come crede e per come ritiene, così come io credo di potergli chiedere o comunque di proporre il voto per un partito. Questo partito parla tra l'altro di 2 persone morte, sia Angelo Santapaola sia l'amico suo con il quale si incontrava al bar a Catania. Questo cosa le lascia pensare? Niente, mi spiace, ho appreso tante cose ora, compreso la morte di qualcuno. Le cooperative dei rifiuti, Presidente, c'è qualcosa che lei ha mai avuto la parvenza, ha affidato qualcosa mai di strano nel funzionamento? È una cosa molto strana, lui dice che tutto è lottizzato eccetera, però lui e i suoi cari non sono stati lottizzati, comunque sicuramente non saranno stati assunti tramite la mia o la nostra intercessione, questo è poco ma sicuro. È una storia molto lunga questa, molto lunga, che vede la verità in posizione, come dire, del tutto diversa dalle parole del signor D'Aquino. Sul voto anticipato, conferma quello che ha detto? Questa domanda non gli è stata fatta e lo consulteremo la prossima volta, vediamo cosa ne pensa.